1865. Città di gioie, città di piaceri, luci, fiori, champagne. Chi si voleva divertire, si divertiva sul serio. Gli onesti erano veramente onesti e i farabutti veramente farabutti. Musica, passioni, follie, epoca felice. I treni andavano a 35 all'ora, ma andavano. Il pane bianco costava 2 soldi, ma per 2 soldi di ammanco un ministro si suicidava. Bella epoca, epoca semplice, quando Jean-Paul Sartre si chiamava Saverio de Montepin e Rita Hayward Sara Bernard. Epoca di contrasti. Guardate, mentre la città accende le sue 1000 luci per un'altra notte di lussuria e di orge, in un piccolo collegio di orfanelle, l'ultimo canto della sera prepara alle anime semplici un onesto riposo. Sono tutti orfanelli. Orfanelle le ragazze, orfanella la direttrice, orfanella la cagnetta Josephine, Battista e il suo amico Gaspar. Tutti sono orfanelli. Signorine, preparatevi per la cena. Appena la cena sarà servita, raggiungetemi nel mio ufficio. Vi aspetto. Sì, signorina direttrice. Mangiare anche noi. No, come sei volgare, tu non pensi che a mangiare. E questa pianta perché non l'hai accomodata? Beh, andiamo a mangiare, poi ne parliamo. No, 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 impara a obbedire, non discutere gli ordini. Taglia. Ma cosa devo tagliare? Tutto quello che spunta, sbrigati. Ma questo. Tutti piangevano. Si narra che la Polsella d'Orléans, piena di mistico fervore. Matilde, verrà a trovarti stasera. Ma sì, dopo la cena. Ma quando parte la direttrice? Domattina. Ecco, ho scritto tutto. Eseguirete esattamente le mie consegne. Sì. E resterete via molto tempo. Senza di voi questa casa sembrerà vuota. Sapete bene perché me ne vado, mio caro Battista. È una grande prova di fiducia che vi do. Ne sarete degno? Tutto andrà bene, ve lo prometto, signorina direttrice. Non pensate troppo alla musica e soprattutto non fate poesie. Ma per voi, signorina. Battista, fate in modo che Gaspar non commetta le sue solite sciocchezze. Starei desolata se tornando... Oh, Gaspar non è più un ragazzo. Ricordatevi che in un collegio per orfanelle nessun uomo deve entrare. Certamente. Vi rivedrò domani. Sì. Prima della partenza. Quanto disgraziato! Ma gli devi spuntare! Ma sei tagliato tutto! E che colpa c'ho? Ne tagliavo uno, ne spuntavo un altro! Oh, senti, io seguisco gli ordini. Tu hai detto di spuntare e io spunto tutto. Ecco, questa per esempio spunta e io la taglio. Chi la taglia, la spunta. Qui mi ha detto dove spunta... Taglia. Ehi, il mio pennaio. Non dite niente, per carità. E che mi importa? Shh. Oh, soave direttrice, come augelvola. Oh, 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 soave direttrice, come augelvola. Cos'è quello? Dove l'hai preso? Spuntavo. Spuntava?
da un cappello. Dove? Lì, nel giardino. Come nel giardino? Un ufficiale! Cosa da pazzi! Ma se lo sapesse la direttrice, sai che scandalo! Il collegio è affidato a noi e noi dobbiamo difenderlo! È vero! È vero! Andiamo! E allora? Mio padre è un uomo intransigente, non permetterà mai che io sposi una trovatella. Oh, quando è così, preferisco morire. No. Batista! Oh, Giorgio! Giorgio, sono perduta! Sei qua, venite con me. Benedetta ragazza, vedete cosa significa essere disobbediente, eh? Oh, avete sentito tutto? Beh, questo non c'entra, adesso venite con me e voi andatevene. No, aspettate, vengo anch'io. Mia casetta. Siete sicuro qui? Stare tranquilla. Ma tu che fai? Ma guardi. Ma se il fucile è scarico. So, ma sempre fucile è. Non vi muovete di qui. Io vado a sentire cosa vuole la direttrice, eh? Sì, vi prego, aiutatemi. Siate buoni. Buono, buono. Speriamo che non se ne accorga. Vergogna. Scendere in giardino con un uomo mentre le vostre compagne dormono come degli angioletti. Su. Se volete, lo posso anche ammazzare. A chi? Il militare, quello del pennacchio. Ma no, io lo amo. Allora ammazzo la direttrice. No. Ammazzo Battista. Ma no! Ammazzo le ragazze, ammazzo tutte, faccio un macello. Che ci metto io? Ma perché? Perché quando fucile nelle mani sono una minaccia per l'Europa. E poi, voi siete un'orfanella. Io sono un'orfanella. Se non ci aiutiamo da di noi, chi ci aiuta? L'urra. No. Tutto a posto, eh? La direttrice non si è accorta di nulla. Ma che piangete? Lo amo. E suo padre non vuole che mi sposi. Ah, forse perché... siete senza famiglia. Poverina, e cosa farete ora? Ho già deciso. Mi toglierò la vita. Ma no! Oh, sì! Signorina, non fate complimenti. Se avete bisogno di me... Ma che fai? Lei si vuole ammazzare, io ho il fucile. Ma via, finiscila! Ma scusa. Sentite, signorina, piuttosto datemi una ciocca dei vostri capelli. Per portarli a lui? No. No, è inutile. Tutto è finito ormai. No, per portarli da una chiromante. Ci svelerà il vostro passato. Ci dirà il nome di vostro padre, così potrete sposarvi. Già. Ma ne siete certo? Certissimo. Andremo domani mattina, quando la direttrice sarà partita. Talia. Subito. No. No, una ciocca. Ah, oh, un cicinino. Sì, un cicinino. Dunque siamo d'accordo, eh? Niente sciocchezze. Più, andiamo. D'accordo. D'accordo. Grazie, Battista. Ma no, no. Cara. Su, andiamo. È carino, eh? Voluttuoso.
Sì, i capelli li hai messi a sicuro? Li ho in tasca, avvolti in un pezzo di taglio. Ah, beh, mi raccomando, guarda di non perderli. Di, chi sarà il padre della ragazza? Mo. E io, a chi sarò figlio? Di un barbiere, con quella mania di tagliuzzare tutto. E tu? Ah, io ho sempre pensato di essere figlio di un nobile. Forse di un principe, o no, meglio, un musicista. Sì, amo troppo la musica. La musica mi commuove, mi fa piangere. Una voce mi dice che mio padre doveva essere un grande compositore. Delle volte mi pare di udire una musica, una dolce ninna nanna che egli scrisse appositamente per me. Papà, sei sicuro? Non c'è dubbio, io sono un aristocratico, tu sei un plebeo. Buonanotte. Buonanotte. Incosciente. Al mattino, dopo aver offerto dei fiori alla direttrice che parte, appena allontanata la diligenza, Battista e Gaspar si recano dalla chiromante passando attraverso il mercato. Ci accontenterà la chiromante di queste due galline? Io credo di no. È un po' poco, eh? E allora? Ci penso io, eh? I capelli ce l'hai? Non sono mica calvo? No, non i tuoi, quelli della ragazza di Matilde. Ah, sì. E allora? Oddio. Ma no, si vede che non sono capelli. Pazienza. Vieni su, è qui. Ho trovato. Vieni su, è qui. Dimmi un po', ma che se ne fa quella dei capelli? Non ci pensare, adesso vedrai. Sì. Buongiorno. Scusi, signore, la chiromante è brava. È ottima. E chi lo sa, ci ha predetto che tra poco avremo un bambino. Ah, sì? Ma no, auguri. Non capirà, abbiamo già avuto 5 bambine. Femmine e femmine, appunto dico. Il nostro sogno è di avere un piccolo erede. Maschio? È maschio. Appunto dico, no? Cos'è? Maschio! Maschio! Accidenti, come indovina! Ostrega! Andiamo. Signori, voi qui siete da Madame Therese, indovina internazionale, diplomata dalla società psichica, premiata al concorso floreale di Bologna e al concorso ipico di Gorgonzola.
qui niente bluff, niente scherzi, verità, franchezza, lealtà. Con una ciocca di capelli, Madame Therese svela passato, presente e avvenire. Avete i capelli? 3 franchi 50, pagamento anticipato. Su, volete il prosciutto? Prosciutto? Beh, mettete là, Carino, fratelli. No, no, noi siamo due poveri orfanelli. Oh. Del formaggio? Oh, del formaggio in questa stagione. Una spigola? Ma sì. La salame? Questo è meglio. Va bene, posate tutto là, Avanti, avanti al lavoro, vi prego di fare silenzio, perché il rumore mi impedisce di vedere. Accomodatevi. I capelli? A voi, madame. Grazie. Oh, strano, puzzano di salame. Colpa della carta. Ah, questi capelli appartengono a un uomo di 33 anni. No, no, a una ragazza di 18 anni. Ho detto a un uomo di 33 anni. Non ha conosciuto i suoi genitori e si chiama Gaspar. Allora, genitori? Quelli li ho perduti, ma in fondo sempre capelli sono. Guarda. Quello che vedrete è accaduto 33 anni fa. Ma chi era quel neonato? Ma è lui. Io? Beh... Hai capito come sono andate le cose? Ma a prescindere, io di chi sono figlio? Del duca di La Tour-Lafitte. E dov'è mio zio? Ma è lì. È scritto. Lì, lì, leggi. Ma io non so leggere. So soltanto scrivere. Rue Varenne. E poco dopo, i due orfanelli, inebriati dall'improvvisa rivelazione, giungono davanti al maestoso palazzo dei La Tour-Lafitte. Gaspar batte 3 colpi. Un impeccabile maggiordomo apre la porta a quei due strani visitatori. Sono il duca di La Tour-Lafitte, dice Gaspar. In un primo momento l'impeccabile maggiordomo lo guarda sorpreso, ma poi qualcosa di incredibile lo colpisce e li fa entrare. I nostri amici sono un po' intimiditi. Il maggiordomo li precede, fa segno d'avanzare e poi guarda, guarda ripetutamente Gaspar. Un momento solo, avverto il signor Duca. Qui, guarda, guarda! Altro che figlio di barbiere, guarda un po' che razza di avicio, mi somiglia. Guarda quest'altro! Guarda! Straordinario, eh? Mi somiglia, eh? È somigliantissimo. E quest'altro? Guarda, questo è un parroco. È preciso a me. Ma sono io. Però. E questo qui? Guardalo bene! No, questo... Ma è giusto di mio ritratto. Ma sì! Ah, quello sì! Quello sì che ti assomiglia! Quello dico. No, no. Sì, sì. No. Ma che sì? Ma nemmeno. Ti dico di sì. Ma no. Ma sarà un pazzo. Cacciatelo via. Un momento. Dov'è? Nel salone, signore. Bene, andate. Dunque, io ero figlio di barbiere, eh? Ah, come bottega di barbiere non c'è male. Io adesso cosa me ne faccio di te? Un giardiniere e per giunta coi baffi. Oh. Comunque, a prescindere. E va bene. Ho capito. Ho capito. Dove vai? Per la strada. A mendicare, solo. Sotto il vento, la pioggia, la neve. Non puoi. Ah, non vuoi? No, no, non puoi farlo. E perché? Siamo in agosto, c'è il sole. Ingrato e cinico. Ricco, ingrato e cinico. Addio. Dì, hai capito? Ho detto addio. Addio, addio. Eh già. Io sono un povero orfanello, mentre invece tu... Ma non importa. Me ne vado. Ma non venirmi a dire che noi rimarremo amici, eh? Perché fra di noi tutto è finito. Tutto. Tutto? Tutto. Addio. Auf Wiedersehen. Vigliacco.
Mascalzone! Farabutto! Delinquente! Carogna! Cafone! Amorale! Degenerato! Esistenzialista! Puzzone! Fedendone! Tu! Fedendone! Fratello! Caro! Cingimi! Sì! No, non è possibile! Di forza! Oh. Perdonate la mia commozione, ma l'arrivo improvviso, tanti anni d'attesa, ma dove siete stato? Vi abbiamo cercato dappertutto. Voi non potete sapere il mio dolore per la tragica fine di vostro padre e la vostra scomparsa. È tutta una famiglia distrutta. Una... Scusate, apro una parentesi. E il patrimonio di famiglia com'è, integro? Niente ipoteche? No, chiudo la parentesi. Scusatemi se interrompo questa scena così commovente, ma come uomo di fiducia e amministratore del signor Duca ho il dovere di essere prudente. So con certezza che il bambino scomparso aveva tre nei disposti a triangolo sul petto, proprio qui. Ah beh, ma tu li hai? Falli vedere. Sì, eccoli qua. A te no, perché mi sei antipatico. Anzi, prendi nota, questo lo licenziamo. Sì. Guarda. Non c'è dubbio, è lui. Oh, tu presenti i conti e te ne vai. Non dubitate. Tutti i conti saranno regolati e al più presto. Susanna, ho il piacere di presentarvi il duca di la Tour Lafitte. Mio nipote è scomparso, come sapete, misteriosamente tanti anni fa. Madame Susanne de Mernay. Oh, scusate, signora. Stavamo mostrando i documenti. Appunto. E la signora fa parte del patrimonio di famiglia, eh? Sarebbe a dire? Volevo dire, rimane qui nel palazzo. Accompagnate il signor Duca nel suo appartamento. Oh, in quanto a quest'uomo? Questo signore, egli è il mio amministratore. Si vede nei baffi e rimarrà sempre con me. Seguimi, o mio amministratore unico. Signora? Che bei capelli. Su. Volete spiegarmi? Siamo rovinati. Rovinati, rovinati. Non perdiamo la testa, bisogna agire subito. Cosa intendete fare? Il duca e il suo amministratore devono sparire. Ancora un delitto? No, basta col sangue. Filippo, badate che la vostra debolezza potrebbe... Che cosa? Non mi sento capace di amare un uomo povero. No, non voglio. Egli è l'erede, lo sia. Ricordatevi, eh? Nessun delitto. E ora vi prego, lasciatemi un momento solo, ci rivedremo questa sera. Scusate. Così sta bene. Via, via tutti quei beni superflui. Molto bene, giovanotto. Dove andare? Quella è roba nostra. Ma, signor Duca, ormai... Ma che signor Duca ormai? Lascia tutto lì e via! Orbe. Bisogna fare un po' di epurazione in questa casa. Via! Che bella questa camera. Chissà io dove dormirò. Ti farò mettere un piccolo lettino vicino al mio. Oh, grazie. È un po' alta. Chi? A me piace, ma è un po' alta. Ma di chi parli? Ah, della signora qui sotto. Chissà che tipo sarà. È un tipo di classe. Per me è una contessa. La chiave! Le ragazze chiuse nel collegio, chissà cosa hanno combinato, bisogna correre subito. Correre subito, che sorpresa! Ci penso. Ma no, che fai? Ma di via, animale! Prendiamoci. Chissà dove le povere ragazze. Te immagini quale sorpresa? Ah, immagino, sì. Signor Duca, il signor Duca prega il signor Duca di non uscire prima del ritorno del signor Duca. Ma quanti duchi? Troppi duchi! Un giorno o l'altro li faremo fuori tutti a questi duca. Ricorda che sei duca anche tu, eh? Ah, già. Beh, vabbè, io sono un duca giardiniere, faccio il doppio gioco. Oh, ma la duchessa? La duchessa? No, la marchesa. La marchesa? La signora... Ecco. Ah, la signora de Merlaine. Mm-hmm. È uscita. Mi dispiace, ma ritorna. Il signor Duca potrà rivederla questa sera a cena. E chi si muove? Esce la povera Matilde, come tu quando no, no, un momento. Battista, pensa che io qui sono il padrone. Sì, ma... Signor Tenal, nel mio miserabile negozio è il sole che entra con voi. Veramente posso esservi utile, signor Tenal? Siete solo? L'uomo povero è sempre solo. Bene. Sentite, ho bisogno per questa sera di un regalo. Di un bel regalo. Capite? Per due amici. Due amici che vogliono raggiungere i loro antenati velo? Il povero Chan Kuki è sempre pronto ad aiutare gli amici del signor Tenal.
Io credo, signora, che abbiamo avuto la stessa idea. Sì, ma non avete detto nulla al conte. Lui non accetterebbe. È tanto buono. Prego, da questa parte. Prego. Oh no, non fumate. Pericoloso. Boom. Oh, che graziosi oggetti. Ah, interessante, interessante. Non c'è niente da dire. Il fatto di Bombay è il miglior negozio di Parigi. Attenzione, vetriolo. Se i signori vogliono dirmi di che si tratta, attentato politico, vendetta amorosa. Affare di famiglia. Ci vorrebbe un oggetto elegante, qualche cosa che salti agli occhi. Qui salta tutto, signore. Che ve ne pare? No, troppo vistosa. Filippo, vieni a vedere quanto è graziosa. Attenzione, attenzione, boom! Vedete? Un uomo, una donna, passeggiano. Se non li fermassi, si incontrerebbero. Un bacio, una scintilla, boom! Carino. È sufficiente per polverizzare due persone? Di che statura? Uno grosso e uno piccolo. Ce n'è d'avanzo. Non è senza commozione che io levi il bicchiere, nella speranza, anzi, nella certezza che questo, caro nipote, sia l'ultimo giorno della vostra vita di stenti, di privazioni, di umiliazioni. Noi ce ne andremo e questa casa sarà per voi il luogo dell'eterno riposo. A nome del Duca di Lafitte, nella mia qualità di amministratore unico, vi ringrazio. Permettetemi, con tutta la simpatia che ho provato per voi dal primo momento, permettetemi di ricordarvi il vecchio adagio: il danaro non fa la felicità, perlomeno quella degli amministratori. Prego, dite qualcosa anche voi, fatelo per me. Lo faccio per voi? Sì. Ma certamente. Signora, signore, amministratori riuniti, dalla mia nuova posizione, io vedo, beh, ne parliamo dopo. Ma perché dici che il denaro non fa la felicità? Possibile che oltre ad essere antipatico sei pure fisso? Il denaro fa la guerra. La guerra fa il dopoguerra. Il dopoguerra fa la borsa nera. La borsa nera rifà il denaro rifà la guerra. Guerra era un corridore ciclista. Perciò noi gridiamo in coro, viva Girardengo! E viva Edison che scoprendo la bussola disse e pur si muove. Evviva! Evviva! Tutti piangevano, soldati, dignitari, uomini e donne del popolo. Tutti piangevano. Ragazzi, non c'è nessuno. Non c'è Gaspar, non c'è la direttrice, non c'è nessuno. Viva! È tutta colpa mia, capisci? Tutta mia. Oh, chissà dove sono in questo momento. Che carini che sono. Vi piace? Assai. Però sono gentili, ti lasciano la casa e ti fanno pure un regalo. Devo servire i liquori? No, il signor Duca è stanco e desidera ritirarsi. Con il suo amministratore, sì, è meglio che riposiate bene, domattina abbiamo molto da lavorare. No, liquori. Mi piace ballare? Molto, ma come si fa, non c'è la musica? C'è la musica, c'è questo. Ecco, che carino. Prego. Caro collega, volete venire un momento? Avrei qualche cosa di molto importante da compiere. Ecco, un momento, ecco, ma noi ci metteremo d'accordo. Voglio essere franco, voglio dirvi tutta quanta la verità. Sì, prego, ma che cosa volete? Rimanete qui un momento, ve ne prego. Solo un momento. Ecco, la cosa che volevo confidarvi è precisamente questa. Vabbè, sì, ascoltate, ho capito. No, lasciatemi andare, io voglio sentire la musica. Ma lo sapete che siete uno sfacciatore, io voglio sentire la musica. Un momento solo, ve ne prego. Solo un momento, ve ne prego. Fermate la musica. Oh, ma questa è una baracca. No. Funziona. Prego. No. Ah, è una baracca. È una porcheria questa. Oh!
svenuta. Presto, i liquori. I liquori. I liquori. Come si sente? Come si sente? No, non rinviene, no. Perbacco. Ci vuole il cognac. Sì, cognac, cognac. Il cognac, sì. E adesso come si sente? Ecco, rinviene, rinviene. Avevi ragione, sai, ci vuole il cognac. Lo sapevo io. Per favore, portate via il carillon, non posso vederlo. Sì, è meglio che andate a riposare. Tenete, prendete il carillon, ritiratevi nella vostra stanza e suonate tutta la notte. Buonanotte. 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 Arrivederci. Buonanotte, andiamo. Di nuovo. Buonanotte. Ehi, adesso questa funziona benissimo. E allora torniamo giù a ballare. No, no, vai, andiamo a letto. Dove sono? Che paura. Che serata. Di, hai visto come faccio svenirmi, nonno? Basta un'occhiata qui, ma zozza. Sì, e intanto quella se la sta spassando con tuo zio. Ma che mio zio è un moligone. Premesso sarà una questione di ore. Anzi, sai che ti dico, mi voglio ben riposare perché domani... Cosa fate voi qui? Siete di pietra? Io voglio andarmene. Allontaniamoci. Adesso scoppia. Finalmente. Ecco, questa è Susanna e quello sei tu. Vieni vicino, piano piano. Vorresti baciarla, eh? Ma come pupazzo, perché nella vita è un'altra cosa. Eh già, tu sei qui, ma lei... Lei dov'è? Lo sai lei dov'è? Dov'è? È nel giardino! Una bomba. Gli anarchici. Oddio. Andiamo a letto. Sì, andiamo. Dì, che? Se dovesse scoppiare... La rivoluzione. Ricordati che io non sono duca. Sono figlio di un barbiere. No, 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 gioia, perché? Mettiti là. Però, siccome non scoppia niente, io sempre duca sono. A posto. Al tuo posto. Cosciò. Sono le 8, signor Duca. Le 8? Vado subito a fare il caffè. La prima colazione sarà servita alle 9. Se il signor Duca vuole accomodarsi, il bagno è pronto. Il bagno? Lo fa il mio amministratore. Fallo per me. Signore, è la prima volta che facciamo il bagno. Signorine, ricordatevi che anche se siamo sole dobbiamo conservare la modestia e il pudore proprio delle fanciulle ben educate. Fare il bagno con la camicia, roba da medioevo. Cosa vorreste dire? Adesso te lo faccio vedere io. Chi mi ama mi segua. Che vergogna. Prendi la vita così. Se vuoi campare felice, passa dagli anni le pene e gli affanni che aumentano sempre ogni dì. Non t'affliggere a pensare, non sentire, non guardare.
Vi hanno detto dove vanno? No, signor Luca. Maledetti, li avete visti? Da un occhio. È freschio come una rosa. Lasciate fare. Si può evitare una bomba, ma una donna... Duca, mio caro Duca, sono giunta in tempo. Desiderate qualcosa? Vorrei passare qualche ora con un uomo amabile come voi. E dove? A casa mia. Il signor Duca non può, perché protegge un collegio di orfanelle, quindi... Ma io posso, le orfanelle aspetteranno. Ma caro Duca, non mi si vedrà mai una volta senza quel grosso cane. Il grosso cane sei tu, voglio andare. Avanti. Entrate. Fate come se foste a casa vostra, caro Duca. Vi lascio solo un momento. Senti, Damiretta, andiamo via. Provi adesso. Sì, c'è qualche cosa qui che non va. Ma no, quella va. Dunque siamo d'accordo, al momento opportuno entrerete. Conosco il mio mestiere. Potete andare. Gaspar? Eccolo! Andiamo via, vieni. Lascia. Del resto tu sei il mio amministratore. E mi devi accompagnare ovunque. Dove? Accompagnami al pianoforte. Via. Gaspar, venite a vedere la mia collezione di stampe cinesi. Ma certo, duchessa. Vengo subito, duchessa. Cosa devo suonare? La preghiera di una regina. Stampe cinesi dove stanno? Aiutatemi. Cosa devo fare? Tutto. Tutto? Tutto quello che vuoi. Ma sì? Posso fare proprio tutto quello che voglio? E allora mi tolgo le scarpe perché mi fanno un male. Un male da morire. Gaspar. Ma dopo, cosa penserete di me? Come? La mamma non ti ha detto nulla. Sono orfano. Tu, figlio d'un duca? E allora, divorami. Ah, mi accorgi! Mio marito! C'era pure un marito. Signore, piacere di fare la vostra conoscenza. Prego. Signore, come andate in camera di mia moglie senza le scarpe? Sì, ma il cappello ce l'ho. Se siete un uomo d'onore riceverete i padrini. Poiché sono l'offesa o la scelta dell'arma. La spada. Sì, sì. All'ultimo sangue. Ma io direi, facciamo il penultimo. L'ultimo. Che animo nobile. La musica come mi commuove. Eh sì, mio padre doveva essere un grande musicista. Oh, che delicatezza. Ti sei tolto le scarpe per non disturbarmi, ma non era il caso, grazie. Beh, com'è andata la suonata, eh? E che suonata? Lui ha detto l'ultimo. Io ho detto, facciamo il penultimo. Dice, no, l'ultimo. Vabbè. Non preoccupatevi, li troverò sicuramente. Certo sarebbe meglio sapere dove sono andati. Bravo, bello sforzo. Il guaio è che sono scomparsi senza lasciare alcuna traccia. Io credo di saperlo. Sì, e dove sono andati? Sono andati da una chiromante. Quale? Madame Thérèse. Madame Thérèse? Avete sentito? Madame Thérèse. Oh, presto, presto, siete commuoventi. Mio bello ufficiale, nessun dubbio, sono in via di Varenne nel palazzo di Atturla. Grazie, corro a cercarlo. Oh, aspettate un momento, per sicurezza voglio consultare la mia infallibile sfera. Io vedo i nostri amici. Io non vedo niente. Venite vicino a me, mio bel ufficiale. Eccoli lì, li vedete? Oh, guarda, sono in un bosco, nel bosco di Boulogne.
Circondati da nemici. Quanti nemici, quanti! Sono in pericolo. Pericolo gravissimo. Pericolo di morte. Ma che cosa fate? Siete venuto qui per battervi? Veda, a me piacciono i duelli intimi. Tra amici, magari a sopra. Qui c'è troppa gente. Non avrei mai creduto che fosse così diffuso il senso dell'onore. Nemmeno in questo caso un Latour Lafitte diserta il campo. Va bene, ma qui non c'è posto. Non vedete che si stanno... Ehi, custode! Custode! Senta un po'. Ehi, buon uomo! E dite, è vero che oggi qui non c'è posto? I signori avevano prenotato? No, è stata una cosa combinata all'ultimo momento. Ma mi dispiace allora, ma niente da fare. Pazienza, andiamo. Peccato, andiamoci a prendere un gelato. L'avrei fatto tanto volentieri questo duellino oggi. Battista, in vettura. Andiamo. Signori? Sì. Yeah. Da questa parte. Oh, che fregatura. Qui staranno benissimo. Tutto a portata di mano. Oh, signor Kirchner, scusatemi. Se vi avessi riconosciuto non vi avrei fatto aspettare. Bel colpetto quei due di ieri, eh? Non preoccupatevi, ha una mano leggera, non soffrirete affatto. E questa sembra fatta apposta per voi, proprio la vostra misura. Siete parente? Io no, sono l'amministratore unico. Sì, mi sorge un dubbio. Che dubbio? Temo che questi facciano sul serio. Speriamo di no. Prendete, ecco l'arma. Signori, in guardia. A voi. Al! È inutile ricordarvi, signori, che il duello è all'ultimo sangue. A voi. Riprendete la vostra spada. A voi. Al! Come al? Al te lo posso dire soltanto io. Volevo fare una proposta. Quale? Siccome non ho dormito bene, mi sento un po' stanchino, non sono in forma. Potrebbe seguire a lui. Tanto è il mio amministratore. Ma non diciamo sciocchezze. Avanti. Vai. Quando sei antipatico, te. Compagni, compagni, gli aristocratici sono in armi, vogliono levarci le terre. Andiamo! Ci siamo, la rivoluzione. Andiamo allora! Ma non sarebbe meglio... Ma siamo in divisa! È quello che ci frega. Avanti! Ma quindi dove vanno? Ragazzo mio, nella vita c'è chi suona e chi ce le piglia. Quelli suonano e noi ce li diamo. Andiamo! E mentre i suonatori si allontanano, le forze dell'ordine eroicamente avanzano per separare i feroci avversari. Ma che succede? La mischia è finita? Ah, si dividono perché sono d'accordo. D'accordo per dare addosso alle forze dell'ordine. E così per un futile incidente, per un calcio nel sedere, un pozzo di petrolio, scoppia la guerra. Ci sono i furbi, gli ingenui che ci credono. Come credete si sviluppi la situazione? Benissimo, tra poco si chiuderà l'occhio. Una guerra seria, una guerra vera, con il suo bravo condottiero. Che bella battaglia. E che ardore, che coraggio. Che spirito eroico mi esalta. Sire, ci avviciniamo per vedere meglio.
Oh, io mi esalto perché sto lontano. Ah, maresciallo, date retta a me. È meglio star lontano dalle battaglie. Sì, guardate, arriva! Chi da cedere? Ma no, arrivano i nostri! No. Sire, la cavalleria. Quante migliaia siete? Sire, siamo in 11. 11? Beh, meglio poco, ma buono. Bravo, un momento, scendi. Piano, maestà. Aiutatemi. Attenzione. Aiutatemi. Sire, cosa siete venuti a fare? Abbiamo saputo che eravate in pericolo e siamo venuti a salvarvi. Salvare me? Oh, questo è bello. La guerra l'ho provocata io. Ma quando mai si è visto che quelli che provocano la guerra corrono pericoli? Ma va là, va là, va là. Fuori qua. Regardi. Non si vede niente. Provate con questo. Ah, bravo, l'hai portato in termini. No. Chi è? Qui. E anche con questo si vede niente. Proviamo con tutti e due. Straordinario. Se ne danno ancora. Non si stancano mai. Ma sono pagati? Ma chi? La gente quando è pagata non ha voglia di lavorare. È gratis che se ne danno di santa ragione. Ma speriamo che non succeda qualche disgrazia. Perché, sire? Perché? Perché se uno si graffia un dito, domani sciopero generale di tutti i tram. A me non me ne frega niente. E perché? Sono pedone. Ah. Vi annoiate, maestà? Altro che. In fondo queste battaglie sono tutte uguali. Suona la fine della guerra? Sì. Suona pure l'inizio del dopoguerra. Sì. Attenzione! Adesso tutti i borghesi a casa. Restano solo i guerrieri. Faremo una bella premiazione e chi si è visto, si è visto. Andiamo. Capitano. Tieni. Grazie. Prego. Prego. Tieni. Quanti figli hai tu? Quattro, signore. Quattro figli? Tre medaglie. Tieni. Grazie, signore. Prego. Tieni. Cosa sei? Colonnello. Colonnello, a questo lo facciamo capitano. Grazie, signore. Prego, è un dovere. Ci mancherebbe altro. Ci sono, non ci fossi, dice, non ci sono. Ci sono. Grazie. Medaglia in prima iosa. Grazie. Tieni. Oui. Ma a te ti ho visto ad Austerlitz. Sire, non c'ero. A Marengo? Nemmeno. T'ho visto a Sant'Elena. Neanche. Ma allora tu non c'eri mai? Sire, io sono di carriera, poi ho famiglia. Ti capisco. Una bella medaglia, va? Dove esaurite? Le medaglie ce l'ho tutte. E allora l'imperatoruccio tuo ti dà un bello orologio. Ecco. Ma cammina. E vuoi che l'imperatore ti dia la fregatura? Sa, non si sa mai. Mattacchione, sì, anche la tomba. Au revoir. Viva l'imperatore! Un momento, un momento. Contiamoci prima, ragazzi, in quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, 15. Siamo in 15. E non facciamo poi che fra un anno, quando si fa il raduno, si presentano in 40.000. Ragazzi, siamo 15. Fiori dappertutto, Qui mettiamo il buffet. Champagne, liquori, paste. Mi raccomando, roba molto fina. Niente fagiolo con le codiche, niente cipolle e niente aglio. Cipolle? Sì. Aglio? Beh, sono ragazzi, qualche bacetto ci può sempre scappare. Di là mettiamo la musica. Un terzetto? Come? Un quartetto, un quintetto. Beh, facciamo un quartetto, un quintetto, un paio d'etti. Insomma, una quindicina di persone, ecco. E il piano a coda? No, a coda no, gliela potrebbero prestare e mi dispiacerebbe. Di, ma non avevo detto di togliere quel quadro io? Ma veramente, il duca Filippo... Ma che duca Filippo? Qui il duca ce n'è uno solo e sono io. Togliete via quel quadro. Ma è il fondatore della stirpe. Ma non mi rassomiglia. Tiro le corna e non mi somiglia. Oh, carissimo. Vi ringrazio dell'assistenza che mi avete praticato durante il duello. E dopo la battaglia come avete dormito? Bene, come sempre. Vi compiaccio, però peccato che non possiate uscire. E perché non potrei? Provateci in quel modo. E voi quando ve ne andate? Aspetto il vostro amministratore unico. Va bene, io mi ritiro nei miei appartamenti, eh? Sì, sì. Oh, volevo dirti, ricordami che qui di duca ce n'è uno solo e sono io. E non mi parlare più di fondatori. Ok. Un'altra cosa,
Siccome... Vai! Scusa. Che si può? Questa situazione non può durare. Ha una fortuna. Qualunque cosa succede, cade sempre sui piedi. I miei. Lasciate fare quel quadro, voi. Ma veramente il duca Gaspare... Mi ha detto di lasciare stare quel quadro! Signor, sì. Che cosa pensate di fare? Io avrei un'idea. Le conosco le vostre idee. Oh, questa sarà la volta buona. Beh, insomma, fate quello che volete, purché la cosa cada almeno a 10 chilometri da me. Cosa avete da ridere voi? Nulla, compagno. Non sarà entrato nessuno, spero, eh? Oh, nessuno! Ma è tutto questo che dovete dirci? No, sono venuto per invitarvi ad una festa. Sarà il vostro primo ballo! E stasera stessa? Dove? Indovinate un po'? In casa del duca di La Tourlaville. Da chi è? Sì, e lo conoscete benissimo. Mai sentito nominare. Come no? È Gaspar! Il nostro Gaspar, che lui finalmente ha ritrovato la casa, la famiglia. Siate allegri! Stasera ognuno di noi scoprirà le sue origini! Tutti lo sapremo, anch'io lo saprò. Ma, no, ci ho pensato un momento, per carità. Signorine, entrate. Bello essere duca. Sì, ma sapete com'è? È una carriera senza avvenire. E volete ballare? Volentieri. No. Con questi mariti nascosti. Mi scuote terribilmente i nervi. E dite, madame, volete operare subito o preferite attendere? Subito, per favore, vorrei poter andare via prima della catastrofe. Catastrofe? Ma qui va tutto così bene. Non sentite qualche cosa nell'aria? No, prego, madame, venite da questa parte. Presentarvi Madame Teresa, la quale metterà a disposizione di ognuno di voi il suo magico potere. Questa notte il velo che circonda il nostro passato cadrà. Io comincerò da voi, sì, Battista. Datemi un po' dei vostri capelli. Ecco. Grazie. Spegnete la luce. La luce, spegnete. Silenzio. Non vedo niente. Vedo. Oh, cielo! E cosa vedete? Parlate. Una testa. E com'è? Tagliata. Come? Separata dal resto del corpo, staccata. E il corpo dov'è? Vicino alla testa. Ghigliottinato. Sono figlio di un ghigliottinato. Un momento. Non c'è solamente una testa ed un corpo. Ci sono 14 teste... e 11 corpi. No. Strano, molto strano. Ma che razza di famiglia? Ah, vedo tuo padre. Tuo padre non è morto. No. Tuo padre? Ah, signorine! È qui che trovo. È un padre degna compagnia. Uscite immediatamente. Delle carrozze vi aspettano fuori. La prossima volta, signorine, cercate di nascondervi meglio. In quanto a voi non osate più comparirmi davanti, avete capito? Mai più! Ma, signorina... Tacete! Sciagurato! E non cercate delle scuse. Vi disprezzo. Allora parlate, madame. Aria di tempesta, lo sentivo. Ditemi almeno chi è mio padre. Non lo so.
Hanno acceso la luce e tutto è finito in fronte. Madame Teresa! Madame Teresa! Mio padre! La festa è finita! Buonanotte ai giuratori! Buonanotte! Mio padre! La colpa è tutta tua. Mia? Si capisce, tu sei amministratore. La colpa è sempre degli amministratori. No, andiamo a dormire, vai. I duca non vanno a dormire a quest'ora. A proposito, un duca, quando beve giovani ricchi e pieni di denaro, che cosa fa a quest'ora? Non tutte le donne sono maritate. Non parlo con te, mi sei antipatico. Come dici? Sì, insomma, è un po' difficile a dirsi. Vi sono dei luoghi frequentati solamente dall'altra società. E cosa fanno? Fanno di tutto, ecco. Anche zibidi zibidi? Dove si trova? Ma non è un ambiente per voi altri. E perché? In questo genere di locali bisogna essere pronti a tutto. Il signor Duca è pronto a tutto, in quanto a me. Se i signori lo vogliono, non hanno che da presentare questi garofani. Via dell'Orgia, 34. Grazie. Buon divertimento. Grazie. La vita non ha più scopo per me. Come volete. Che cosa mi consigliate? Un buon veleno. Sì, vada per il veleno. Avanti. Signor direttore. Ci sono di là due signori. Soci? Hanno già il garofano bianco. Un istante, poi fatelo entrare. Fate sapere a quella sciagurata che ha fatto questo per lei. Va bene, barone. Alla mia eterna felicità. Buon viaggio. Buono? Disponete che il cadavere sia portato a domicilio. Signori, prego da questa parte. Buonasera, signor. Buonasera. Ha bevuto quello lì? Sì, sì, sono battate poche gocce per fargli raggiungere il paradiso. Paradiso? Paradisi artificiali, oppio, cocaina. Beh, che cosa c'è, signori? Avete qualche guaio? Sì. State tranquilli che qui tutto finirà presto. Bene. Veramente eravamo venuti... Sì, lo so, avete il garofano. Già. Ne volete anche voi? Sì, dia qui. È qui. Ma, veda, noi non eravamo venuti per bere, eravamo venuti per... Per che cosa? Sa com'è... Magari un salottino. Appunto, riservato. Bravo. L'abbiamo. Ecco, sì, ecco. Sì. E con due... Due rivoltelle. Ci sono anche quelle. Le chiamano rivoltelle. Ah, oh, e vi raccomando, magari piccolette, ma ben fatte. Ecco. D'accordo, questo è il liquore. Il resto lo troverete nel separé. Grazie, grazie. Buonasera. Ah, un momento, signori. Ricordatevi che una volta entrati là dentro, nessuna debolezza. Nessun pentimento. Oh, e per chi ci avete presi? Non è mica la prima volta. Debolezza. Debolezza. Che scherzo, veleno. Hai visto come faceva bere il morto? Ridono i poverini. E si credono di andare verso un'ora di piacere e invece vanno incontro al più crudele destino. Entrate, entrate. Ecco, chiudono la porta. Sì, sì, ci sono le rivoltelle, piccole come le avete desiderate. Prendetele. Sorridete, siete felici. Attenzione! No, che fate? Lo vedo. Avete paura, balbettate, poveretti. Era attraverso la porta, no, è inutile, è inutile. È inutile battere la porta, è inutile, nessuno vi aprirà. Non potrete sfuggire.
alla camera della morte. Siete in trappola. Ecco, guardate, guardate il soffitto. Scende lento, inesorabile. È terrorizzante, vero? Che morte spaventosa vi attende. Si è arrestato, Respirate, ma non illudetevi, è una crudeltà sopraffina. Riprende! Esso scende ancora, ancora! Inutile gridare! Si è fermato? No, scende di nuovo! Non c'è più scampo! Non siate ridicoli! Nessuno si è mai salvato! Siete perduti! Finalmente libero! Qui si muore! Lo sapete chi è? Questo distinto signore è l'abate Faria. Quello del conte di Montecristo. Evaso dal castello d'If, da molti anni vaga nel sottosuolo alla ricerca di una via d'uscita. Come faccio? Come faccio? Come faccio? Piano, che buchetto è stretto lì. Piano, giovanotto. Ecco, l'altro giovanotto. Sono qui. Bravo, andiamo. Ho messo il tiro nell'acqua bagnata. Niente paura, qua è tutto bagnato. Andiamo. No, basta. Dove siamo? Ah, siamo nelle fogne di Parigi. Oh, che c'è? Battista! Battista! Che uccello è questo? No, non mettere in bocca i topi! Andiamo. Ma qui siamo nel lato fino alle ginocchia. Sì, niente paura. C'è un fettore insopportabile. Adesso troveremo una via d'uscita. Andiamo. 20 anni che io faccio questo mestiere. Andiamo di qua. Se non sapevo portare il mio impermeabile. Andiamo. Les armes des complots et les pneus de vélo sous les pompes funèbres, les chemins de fer placent sans les ténèbres, les soupirs d'enfer, là c'est la mort des choses. Le vol des souris, le bruit des roses, le sol noir de Paris, les ravins de la tuile, les poubelles du sang. Ci deve essere qualche fallo. Sì, attendo che qua è circolo. Battista! Niente paura. Fermiamoci qui. Questo deve essere proprio il punto giusto. Sei stato male. Per uscire. Aspetta, vado avanti. Ecco. Uscite da questa parte. E piove ancora. No. Venite. Su. Ti sei ingrassato, sai. Stanco, signore, quasi mezzanotte. No, andiamo pure avanti. Questa è l'unica ora in cui posso stare veramente tranquillo. Avanti. Sire. Bene. Il capo della polizia vorrebbe fare un sopralluogo. Basta con queste frottole, siete una massa di idioti. Voi, il capo della polizia e i ministri. Fuori, via, andatene. Rivoluzionari. Prego, sire, sorridete. Rivoluzionari, sempre rivoluzionari. Li vedono dappertutto questi cretini. Dentro i cassetti, dietro le porte, dietro ai quadri, sotto i tappeti. Sotto i tappeti. Ah, finalmente libero. Venite. I rivoluzionari. Somigliante. Ma questo qui è l'imperatore. Sire. I rivoluzionari. No. I rivoluzionari. Stia calmo, maestà, non ti agiti.
Non dove sono? I rivoluzionari. Loro i rivoluzionari. Arrestatelo. E Battista, vile, fugge, mentre il povero Gaspar e l'abate Faria vengono arrestati. L'ho visto passare io, tutto sconvolto, tutto spaurito, quasi fossi inseguito. Non mi ha neppure salutata. E Gaspar non c'era. Matilde? Sì? Ho cercato di ascoltare, ma non si sente nulla. La direttrice parla pianissimo. È brutto segno. Gaspar in prigione, ci resti? Ma Gaspar non è cattivo, signorina. E poi a dire la verità... Quando anche io volessi, che cosa potrei fare? Non sono mica l'imperatore io. Sono la direttrice di un collegio che voi avete disonorato. Ancora, che c'è? Avanti! Ah, voi! Cascate bene. Immagino che verrete ad esprimervi il vostro rammarico. No. Come no? Ho appreso ora una notizia terribile, che leggete. Notizia? L'imperatore è furioso, tutti parlano di ghigliottina. Povero Gaspar. Lo hanno vilmente tradito. No, non piangete, tanto non serve a niente. Volete salvare il vostro amico? Oh, magari, dopo quello che gli ho fatto. Io non gli ho fatto niente. Battista, c'è un segreto nella vostra vita. Non ho mai voluto parlarvene prima, ma comprenderete il perché quando saprete tutto. Mio padre! Non posso dirvi di più. Tenete, questa medaglietta servirà a farvi riconoscere da vostro padre. Sì. Questo è il suo indirizzo. Ora tocca a voi. Volo! Ma suo padre può veramente qualcosa? Sì. È molto potente? Sì. Cosa volete? Mi manda qualcuno. Chi? La direttrice dell'orfanatrofio di Passì. Ah, la direttrice del... Venite, venite. Oh, Dio. Vi lasciavo fuori. Entrate, entrate. Come siete bello. Grazie. Vado subito a avvertire il signore. Riposa, poverino. È stanco con tanti viaggi. È un esploratore. Come voi non sapete. E io no. Beh, vi spiegherà lui stesso. Accomodatevi. No, non di là. Perché potrebbero impressionarvi tutti quei morti. Come? Tutti quei morti? Forse mio padre si occupa di pompe funebri. No. Egittologo. Mio padre è un sapiente. Viaggia. Fa collezione di mummie. Eh sì. State ammirando la mia piccola invenzione, giovanotto. No, io ne sono fiero. Una bara per decapitati, al contrario delle bare normali. Qui la testa si mette a sinistra o a destra del corpo. È più economico e meno ingombrante. Ma io vi annoio. Venite di là, prego. Staremo più tranquilli. Prego. Vediamo, giovanotto. È proprio la direttrice di Passì che vi manda. Sì, lei. Cara signora, e come sta? Benissimo. I suoi affari? Anche bene. Tanto meglio, accomodatevi. Grazie. Giovanotto, voi vi trovate davanti a un vecchio che la vita ha reso molto scettico. Io esito ancora nel credere. Io rattengo la mia tenerezza. In che data vi hanno trovato? 22 luglio 1841. Avete ancora il qualche pezzo del vestito che portavate? No, ero nudo. Vigliacchi. Però mi hanno lasciato questa medaglietta sulla quale ho fantasticato spesso. Ma sì, ma allora non c'è dubbio. Questo dai alla testa al toro. Sì. Tu sei il figlio del boia di Parigi. Il figlio di chi? Del boia di Parigi. E dov'è? Davanti a te. Oddio. Che bella testa che hai. Quei. No, caro, non devi spaventarti. Ho preferito dirti bruscamente questo segreto. E la nostra professione ha delle tristezze, ma anche delle gioie. La nostra professione? Ogni figlio di boia fa il boia. E tu sei arrivato a tempo per prendere il mio posto. Qualche lezioncina. E poi potrai spiccare il volo con le tue ali. Beh, abate, che c'è? Il passaggio è fatto. Venite. Grazie, ne ho abbastanza di queste foglie. E poi perché scappare? Io sono innocente. Ah, ragazzo, voi non conoscete la giustizia. Appunto perché siete innocente dovete fuggire. Venite. Grazie, abate.
Buona evasione. Vabbè, addio. Ma quanto è scemo questa volta. Scappare, io, il duca di La Tour Lafitte, con tutte le personalità che mi proteggono. Tra poco vengono, aprono la porta, mi vengono incontro. Scusi, signor duca, abbia pazienza. Andiamo, andiamo, vieni fuori. Che modi sono questi? Questi modi sono interurbani. Andiamo, vieni fuori. Appunto, dico. Per Dio, ma l'altro prigioniere, fuggito. Fuggito. Via là, maledizione. Oh, bisogna dare l'allarme. Oh già, anzi io direi, diamo che c'è stato l'allarme. C'è stato l'allarme, capisci? E beh, perché? Sa, non si sa mai. E allora attento figliuolo, che cerca di far tesoro dell'insegnamento. Sì, sì. E questo è tanto. Benedetto ragazzo, con questo. E adesso su chi lavoriamo? Ah, non lo so, su quello che portano. Basta che abbia gambe, braccia e un po' di carne addosso, signor giudice. Possiamo introdurre il prigioniero? Subito. Permette. Chi era con te al momento dell'attentato? Chi era con me? Un mio amico. Puoi dirci il suo nome? Ma certamente. Si chiama... Ah! Ah! Sta zitto e non parlare. Che fate? Non vi ho ancora detto di cominciare. Scusatelo, signor giudice, il mio figlio, il nuovo del mestiere, ma ha tanta voglia di lavorare. E va bene, tanto prima o poi. Dunque stavi per dirci il nome del tuo complice. Avanti. Non me lo ricordo più. Cerca di ricordartelo, figliuolo. E come faccio? Sì, sì. Ah! Ah, ma sei grognimo! Sì, è lui, il mio complice. Oh, ah, sì, il figlio del boia. E allora, io ho la toga, sono un giudice, quindi sono un cretino. Sì, non è la toga, è la faccia. Aia, a noi, quest'uomo deve parlare. Figliuolo... Vogliamo cominciare con la fontana? Oh, babbo, non credi che sia troppo? No, è forte, lo sopporterà benissimo. Sì? Sì. Su, 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 ragazzo mio, fate onore. Su, comincia. Con permesso. Basta, papalino? No, ancora uno, ancora uno. Sono 12. Basta, guarda che... No, no, ancora, ancora. Sapete, è la prima volta. Papalino! Basta. Uccidere l'imperatore? E come no? E che altro confessi? Tutto. Tutto. La bomba su Hiroshima l'ho buttata io. Scrivi. L'Irgum Zweileumi sono io. Il pane della tessera lo faccio io. L'America l'ho scoperta io. Bravi. Ma riusciranno a salvarlo? Ma è vero che se non lo salvano gli taglieranno la testa. Gli taglieranno la testa. Signorine. Signorine. Capisco che le ragioni che vi fanno trascendere sono gravi. Ma è appunto in questi momenti che una severa e rigida educazione impone, dico impone, di non abbandonarsi a facili isterismi da donnicuole. È vero. Gaspar. Il nostro caro Gaspar. Il nostro diletto Gaspar, domani all'alba, verrà ghigliottinato. Ghigliottinato!
visto, cretina? Florette non sbaglia mai il colpo. Oh, del resto, anche la madre domattina non sbaglierà il colpo. La testa di quel Gaspar, facte! Papà, è appunto di quel Gaspar che sì, volevo parlare. Sì, lo so, non vedi l'ora. È tutto suo padre. Ma no, non hai capito. Quel Gaspar non deve morire. Bisogna salvarlo. Salvarlo? Ma come sei tu? Tu che mi chiedi? Oh, io non ti riconosco più. Tu non sei il figlio di un boia. Il figlio di un boia sarai tu. Battista. Papà, scusami, ma sai... Sì, io sono il figlio di un boia, capisci? E me ne vanto, me ne vanto. Ma lo so, sei un boia, papà. Sei un gran boia. Un grandissimo boia. Ma sotto l'abito di questo boia batterà pure un cuore. Papà, quel Gaspar è innocente. È innocente? Sì. Babbo, sii generoso. È la prima volta che il tuo bambino ti chiede un favore. Senti, papà, se io ti chiedessi una trombetta, un cerchio, un cavalluccio, me li daresti? Sì. E allora regalami quella testa. È troppo tardi. Ormai mancano poche ore all'esecuzione. L'unico mezzo sarebbe quello della moneta. Della moneta? Voi restate fuori, io devo prendere le misure per la cassa. Ma perché non sei scappato? Scappare? Ma come? Se sono tre giorni che ti mando le lime nella pagnotta. Le lime nella pagnotta? E me lo dici adesso? Brutto fetente, ecco perché c'ho dolore di pancia. Oh, non aver timore, stai tranquillo, è tutto sistemato. Tutto? Tutto. Sistemato? No. Caro, ed io che ho dubitato di te. Dai, lo prenderei a schiaffi, dammi un bacio. Un altro ancora. Andiamo, su. Dove? È tutto sistemato. No, 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 non è ancora finito, caro Gaspar. No. E tu prima devi salire sul patibolo. Come? Eh sì, devi mettere la testa sotto la ghigliottina. Quale testa? La tua? La mia? Ah, sì. Oh, ma no, ma non lasciami finire, non hai capito. Tu sali il patibolo, ma non devi aver paura, al resto ci penso io. Paura? E di che? Io salgo il patibolo, metto la testa sotto la ghigliottina, tu tiri, la lametta cade, la mia testa se ne va. Sì. Tu sei scemo. Ma no, ma la ghigliottina è preparata, è fasulla. No. Eh sì, c'è l'inghippo. Sì. È una bidonata. È una bidonata? Sì. C'è l'inghippo? Come no? Lo so, ma sempre ghigliottina. Non per timore, guarda. Questa moneta ti salverà la vita. 5 franchi? Sì. O tempora, o mores. Sì, sì. Dove andremo a finire? In quale abisso cadrà il nostro povero paese? Che c'è? Torturano un povero innocente, te lo condannano a morte e poi, con 5 franchi al boia... È vero che gli impiegati sparastatali sono pagati male e non ce la fanno a vivere. Ma signori miei, la corruzione dilaga. Che cosa? Sta dilagando. Ma no! Ha dilagato! Ma va! Il boia sono io! Ma sei tu? Sì. Il boia? Sì. Tu? Ma no, non fare così, tu andiamo! Oh, guarda, è semplicissimo. Basta mettere questa moneta nella scanalatura. La mannaia si incepperà. Al terzo tentativo fallito, la legge permette la vita salva al condannato. No! Sì, sì, sicuro. Ma quanto sei caro, dammi un bacio. Ce l'hai? Ah, va bene.
E voilà. Dentro. Cercala. C'è mica una moneta. No, io c'ho un assegno. Occhio. Che ci avete una moneta? C'è una moneta a 5 franchi. Lei, monarca, imperatore, c'ha 5 lire. 5 franchi, anche lei, signora, si tocchi in tasca. 5 franchi, qualcuno c'ha 5 franchi. Signorine, 5 franchi. 5 franchi, per favore. Lei, giudice, c'ha 5 franchi. 5 franchi. Per favore, avete 5 franchi da prestarmi. Una moneta di 5 franchi. Aiuto! Aiuto! La testa! La mia testa! La mia testa! Oh, che testa! Che testa! Sbrigati, poltrone, vai a fare il caffè! Il caffè? Ma scusa, non ero sul patibolo io. Ecco, tu mangi troppo e dormi male. Dove hai cacciato i fiori della direttrice? Lo sai, a momenti parte. Parte? Ma allora, non l'ho sognato che parte. Abbiamo promesso a Matilde di andare là, lo sai. Non mi direi di andare dalla chiromante? Non ci vado più, basta. Che gliel'abbiamo promesso? Ah, oh, sono stufo. Duelli, ghigliottina, patibolo, ergastolo, tortura. No, 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 basta. Dimmi un po', ma che ti sei improvvisamente impazzito questa notte? Chiudi la finestra. Perché? Il sogno. Voglio riprendere il sogno. Voglio vedere come va a finire. Ciao. Oh, eccoci di nuovo qui. Ma quanta poca gente che c'è. Andiamo, su, sbrigati, taglia. Posso veramente? Ma certo che puoi, è un sogno. E sbrigati. Dai, è tanto un sogno. Ai, che testata. Perché non avete messo un cesto? Corpo, vieni, prenditi la testa. Oh... Che se ne dica, ma con la testa sul collo si sta meglio. Però che bello nei sogni, eh? Mica danno. Vedi, io ero innocente. Mi hanno ghigliottinato. Adesso vorrei sapere per quelli come va a finire. Sentite, voi siete un giudice, uomo saggio. Quello lì è un ladro. Secondo voi andrà in galera? No. Perché? Quello è un furbo e la vita è fatta per i furbi. Probabilmente diventerà ministro. Com'è triste. Ma no, è un sogno. E quello lì, mio zio, quello sì che è un bandito. Quello la pagherà, eh? No, no. Ha una bella donna e con le belle donne si fa molta strada. Che tristezza. È un sogno. Giudice, e quei due lì? Quei lì si vogliono bene, non hanno mai fatto del male. Si sposeranno, saranno felici, no? Sì, saranno felici. Abbastanza. Qualche piccolo dispiacere, per forza, che volete. La carriera, le promozioni, lui è giovane, tenente. Il generale vola molto bene. A lui? No, a lei. Così lui farà carriera. Capitano, maggiore, colonnello, generale. Quando lui sarà generale, lei vorrà bene ad un tenente. La somma dei gradi non cambia mai. Che tristezza. I cattivi finiscono bene e i buoni finiscono male. Ma no, è un sogno. Nella vita? Diteglielo voi. Nella vita? È tutta un'altra cosa. Ah, adesso mi posso svegliare. Thank you.
Sono stato io. Ma no, quello, il cieco, è uno che sogna. Sì. Ragazzi, il film è finito. Salutate il pubblico.